Ciao, sono Denis Dosio, ho 18 anni, vengo da Forlì e come hobby faccio palestra. Progetti futuri? Rendere la mia family di Instagram la più forte di tutte. Sei single? Ovvio. Ma che... Bonomis. Non è il tuo momento di essere distratto. Lasciami stare! Sto a posto, però. Frate, ha rubato il posto. Ah, ok, lo sposto. Bonomis, non devi essere viziato oggi, mi dispiace. Ciao a tutti! Oggi siamo qui con un ospite incredibilmente discusso, quasi odiato da tutti, Denis Dosio. Ehi! Come stai? Ciao, no, bene, te? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Con la mano di un po' cringe. Questo è il pugnetto da strada. Il pugnetto. Per l'intervista con Denis Dosio, ragazzi, io vi chiedo 50.000 likes, che dici? Puntiamo in alto. 65, voglio dire. 70? 67, bro. Dai, 67. Allora io inizierei. Tu non sai quanta gente mi ha detto: no, perché fai venire Denis Dosio? C'è Krieger che ci chiede: stai arrivando, babe? Sto arrivando, babe. Originale, fra. Bellissimo. Valore 100 euro. Valore di 100 euro? Giulia Faraghini, i tuoi sanno quello che fai sul web? Eh beh, dipende, sì. Alla fine non faccio niente di che, c'è recito, hai capito? Easy. Alessia Teodoro, insegna a Anthony a viziare i suoi follower. Io qua ho la tua telecamera, se vuoi insegnarmi come viziare i miei follower. Innanzitutto metti il pollice nelle labbra. Ok. Abbassa così. Ok. Ora fai uno sguardo ammiccante. Inarca le sopracciglia. Fai l'occhiolino. E di sto arrivando, baby. Sto arrivando, baby. Hai superato il cazzo. Grazie. Subito. Imma, cosa ne pensi delle critiche che stai ricevendo? Beh, alla fine non lo so, ci sono critiche riguardanti che cosa? Una parte dove recito. Perché ti dicono oppure dove mi tocco le labbra, hai capito? Cioè, alla fine leggo commenti e scrivono impiccati di cazzo. Infatti... Mi sa che quello che ti devi impiccare sei tu. Io. No, no. Non impiccatevi. Nello Vinaccia ci scrive: secondo te perché sei diventato famoso? Per varie cose. Ho iniziato da solo. Ok. Ho iniziato a fare i miei primi follower, la mia prima family su Instagram. Sono arrivato a un punto dove avevo tipo 60.000 follower. Il mio migliore amico ha partecipato al collegio, ha fatto la prima comparsa. Ah, Luca, l'ho letta sta cosa. Che è stato cancellato subito e mi ha aiutato un botto. Subito dopo, tipo Tommaso Zorzi mi ha fatto un'intervista che è finito su Trash Italiano. Tutte le pagine di Trash Italiano le hanno visto. E lì... Oh! Avete capito? Sto arrivando, baby. Io già ho fatto la domanda. Jacopo Pazzaghini ci chiede: fategli recitare un pezzo di Titanic dove lui è Jack e Tony è Rose. Hai capito? Sono sulla zappa. Ah, ok. E tu stai morendo. Io sono Jack. Sì. E devi dirmi qualcosa. Jack, non morire. Jack, vaffanculo, dammi il pezzo. E in effetti c'è un po' di spazio qua. Il finale che non sapevate. Remake di Dosio. Questa è bellissima, questa è bellissima. Allora, ogni ospite che viene qui fa una cosa per il mio pubblico e per tutti gli italiani che stanno guardando su questo canale YouTube. Ovvero la faccia sexy, Denis. Io ad ogni ospite chiedo di fare la faccia sexy in questa camera. Devi conquistare tutte le persone a casa. Vai. Sto sudando pure io. Un applauso! Ce l'abbiamo. Anche di là in ufficio applaudono, bellissimo. Sono venuta. Pietro BTW ci chiede: insegna a Tony Jody a sedurre una ragazza. Però già tu le vizi. Cioè. Questa roba deve viziare le ragazze. Perché come... Cioè, praticamente io le chiamo viziettine perché gli do il buongiorno provocante, queste robe qua. E quindi boh, è partita tutta sta roba, io le chiamo le mie piccoline, no? Perché sono le mie piccoline. Dicevo, vi vizio oggi. E quindi tutte hanno iniziato a chiamare viziatine. Allora ho iniziato anch'io. Ha messo anche Fedez oggi nelle storie. Ciao Fedez. Un saluto a Fedez. Fai il bravo. Aspetta, un saluto così. Picchino. Non fai il monellaccio. Skyless ci chiede, a che età la prima volta? Questa è la 17, ma io sono andato molto... Perché praticamente io aspettavo la ragazza perfetta. Ok. Aspettavo la ragazza perfetta. Ho detto, ah, fangulo. Pure di aspettarla. Ciao.
E poi basta, ho detto basta. Deve. Laura Guiari ci chiede: riesci a tenerti la maglietta per più di 3 minuti? Sono qua con la maglietta da 10 minuti, baby. Li hai sconfitta così. Bacino. Tanto 10 minuti giusti. Sì, 10 minuti giusti, non so. Ma io sai che sono un genio, fra. C'ho la cognizione del tempo che. Neanche Doctor Strange. Pier Cipriano ci dice: fai vedere il tuo fisico a Padre Natura e fagli capire chi è il vero Padre Natura. Ma chi, quello di Ciao Darwin? Lui, il nostro Padre Natura. Dovete mostrare al pubblico chi è il vero Padre Natura dei due. Via la maglietta, bro. Vai, Tony, prima tu. Vai, no, prego. No, ha ragione. Prima Dennis, vai. Oh. Tony, ce la farai a battere Dennis? Certo, la vuoi la musichina? No. Spogliati, Tony. Sei pronto, baby? Te la perdo. Wow! Puoi farla, dai. Guarda che nome che c'è! Guarda che nome! Ma Padre Natura! Ragazzi, è uno schifo. Come addominali, direi che ce la gioco. Sono gli Zosion! Vaffanculo! Dennis Dosion! Perché? Perché sei uscito? Oh, bevo l'acqua. Ci ho sputato. Questa è bellissima, però. Vai a vedere su Instagram, baby. Questo è continuo. Fallo! Vai anche sul mio se vuoi vedere. No, scherzo, non posso mostrare niente. Io do. Michele Giaconega ci chiede: facci un balletto sexy. Mi alzo? Ragazzi, abbiamo il balletto sexy di Dennis Dosio. Prego. Ragazzi, io mi sono emozionato. Eccitato. Puntandine, bagnatine. Allora, andiamo avanti. Io per te ho messo il microfono con l'autotune. Quindi, se Monica Moni TV ci chiede: prova a parlare con un microfono e urla, ma quanto sono buono. Baby. Baby, sto arrivando, baby. 2 minuti e sono, due minuti sono da te, tu aspettami, non fermarti, non fare nulla senza Dennis Dosio, quanto cazzo sono buono, fra! Oh, mamma mia! Fra, così improvvisato, giuro! Mamma mia! Incredibile, potresti avere anche un futuro da trapper. Fai il trapper, giuro. Andiamo avanti. Ti stai viziando un po' troppo, forse. La Fre, prova a fissare per un minuto negli occhi Anthony senza farlo ridere. Però facciamo 10 secondi, dai, contiamo. Un minuto, sì, un minuto. Partendo da adesso. Jervis 46 ci chiede: ma ti sei rifatto qualche parte del tuo corpo? No, ma mi dicono tipo assomiglio a Ken. Ma no, dico, no, nessuno. Nessuno? No, sei anni. Naturale, sei nature. Natural. Beh, 18 baby. Anni, devi dire. Inchia! Ma vorresti nella vita magari un giorno? No. Onesto, ci sta. Ordinary Corrupt Human Love ci chiede: che piani hai per il futuro? Cosa pensi di, dove pensi di arrivare? Cosa vorresti fare? Come vorresti sfruttare questa andata? Come ho detto all'inizio, vorrei creare innanzitutto la mia family su Instagram, farla esplodere e arrivare a livelli mai visti prima. E poi logicamente, cioè, a me piace tipo il mondo della recitazione, quindi mi piacerebbe spostare nel mondo della recitazione. Ma vuoi fare qua in edito un pezzo tuo che sai? Come vuoi? Puoi farlo questa alla tua camera, se ti senti, se no. Tutto tuo, bro. Momento recitazione Dennis Dosio e Tony Pants, quindi mi sento anche onorato. Ancora non ci credo. A che cosa? Che sei mio. Bah! Vedi. Bah! Damn! Ultima domanda, bro. Sono già tutti. Sì. Chiara Maruelli ci chiede: meglio Tony o Barbara D'Urso? Che cazzo è Tony? Che cazzo è Tony? È bellissima. La risposta è magica, è magica! Non lo sapevo. La risposta è in questa cosa. No, perché pensavo... Anni di gametto! No, comunque Barbara D'Urso. Tony, dai, è anche una bella raga, donna, giustissimo. È donna, fra. Mi ha spento, raga. Mamma Barbara D'Urso. Benissimo, Dennis, è arrivato il momento della... tastierina marciona. Grazie. Allora, Dennis, tu farai un freestyle con noi, io sono il DJ.
ovviamente. Ah, ok. Te la suoni. Micchia parolone la suona. Schiaccio un tasto e parte. Parterà la base e tu puoi fare un freestyle su quello che vuoi. Sei gasato, Dennis. Come posso cambiare base? Vai, prova a cambiare. Vai. Let's go. Yo yo, qua sono nel quartiere con Tony che fa. Butto se lo fai, non lo fare. Il bambino che abbiamo qua, il viziatino, che se lo fai incazzare, ti chiama la banda e ti fa sgozzare. Wow! Bellissimo! Bene ragazzi, l'intervista con Dennis Dosio finisce qui. Io vi ricordo di lasciare like, commentare qua sotto. Vi lascio l'Instagram di Dennis Dosio qua sotto. Seguitelo, mi raccomando. Lascio il mio qua sotto. Di qua, poi lui si bacia solo. Poi qua, il mio. Hai ragione. Qua in alto lascio l'Instagram dei miei soci. Jody Cecchetto, che tra l'altro è il suo compleanno. Tanti auguri a Jody! E Tony Rednose. Si vedrà la pezzata. Alla prossima strada. Bella. Dennis Dosio, e torni ad Arosio. Tu sei un amore bello, fammi un tremone.